Che cosa si intende per comunicazione assertiva e quali sono le caratteristiche che deve avere colui che possiede uno stile comunicativo assertivo? Intanto facciamo un piccolo passo indietro e cerchiamo di dare una definizione a questo termine, ovvero al termine assertività. L'assertività deriva dal termine asserire e con questo termine si intende proprio quella capacità di esprimere le proprie opinioni, i propri sentimenti, i propri atteggiamenti e le proprie idee senza remore, senza paure, ma in maniera molto serena. Essere assertivi quindi vuol dire proprio saper comunicare le proprie emozioni in maniera chiara, in maniera efficace e, come dicevo prima, senza avere paura di esprimere quelle che sono le nostre idee e le nostre emozioni, ma anche avere e mantenere un atteggiamento costruttivo nei confronti delle critiche che possono essere mosse dagli altri, quindi dal mondo esterno, e avere un comportamento efficace nel raggiungimento dei propri obiettivi. Numerosi studi su questo argomento e quindi sullo stile di tipo assertivo hanno evinto che chi possiede questo tipo di stile comunicativo e relazionale ha molte meno possibilità di sviluppare degli stati d'animo come ansia e depressione e soprattutto è in grado di esprimere in maniera corretta e serena le proprie emozioni. Ma hanno visto anche che si è più in grado di superare delle difficoltà di apprendimento che erroneamente inizialmente magari erano state attribuite a delle difficoltà di tipo intellettivo, ma invece erano semplicemente derivate da delle difficoltà di tipo relazionale. Quali sono quindi le caratteristiche dello stile comunicativo assertivo? Adesso cerchiamo di andarla a vedere tutte. La prima sicuramente è quella di manifestare le proprie idee, i propri pensieri, le proprie emozioni in maniera aperta, libera, cercando di ascoltare sempre le opinioni, le idee degli altri, ma mai andando a metterle in secondo piano rispetto alle proprie idee e ai propri interessi. Esprimere queste opinioni e questi stati d'animo permette anche di esprimere il proprio dissenso, qualora ci fosse, in maniera serena e aperta, quindi senza remore, e avere anche un atteggiamento sempre propositivo e collaborativo. Chi possiede questo stile comunicativo ragiona sul proprio operato e quindi ha anche una capacità autocritica e di mettersi in discussione, di riconoscere i propri errori e quindi di ammetterli. E di conseguenza di assumersi le proprie responsabilità. Ma anche da un punto di vista linguaggio non verbale e paraverbale, chi possiede uno stile comunicativo di tipo assertivo avrà determinate caratteristiche, come quelle di avere un tono di voce sempre regolare, mai eccessivo o mai appunto sottovoce, oppure di avere uno sguardo rilassato e diretto e costante su tutti gli interlocutori, ma anche una postura davvero rilassata.